ragazzi e bentornati qui sul mio canale in quest'ultimo video legato alla stagione 23-24 della YouTuber League, perché poi tra qualche giorno cominceremo già a parlare, su Instagram in parte lo stiamo già facendo, della nuova stagione, la 24-25, che sarà ricchissima di novità, e ve lo sto dicendo fino all'esaurimento, fino alla nausea, perché vi voglio preparare psicologicamente, cioè veramente è una rivoluzione, non siete tanto pronti, fidatevi che poi mi darete ragione quando uscirà su YouTube la struttura e anche su Instagram, vi divertirete. Ma torniamo a noi, prima di partire intanto guardate bella maglia che c'ho, del Verona che è la prima squadra ad entrare ufficialmente nel mondo della YouTuber League, anche se in questo video non sarà presente perché è entrata quest'estate, ha partecipato alla Summer Cup, la rivedremo con tante novità anche di rosa nella nuova YouTuber League. Oggi creo battaglia tra di voi, mi faccio insultare da tutti, perché è una top 10 goal della YouTuber League. Non è la prima volta che vi porto un video con i goal migliori, è successo per esempio alla fine della fase d'andata. Però ve l'ho sempre portati, sapete, in ordine cronologico, un po' buttati lì, fate la vostra classifica nei commenti. No! Oggi vi faccio litigare. Oggi farò io una classifica e poi voi nei commenti mi direte sono d'accordo o non sono d'accordo, hai inserito questo, devo inserire quest'altro, però mi prendo le responsabilità di creare dibattito. Però anche oggi, pur essendo una top 10 goal, sono riuscito a mettere più di 10 goal. La classifica, normale, dal decimo al primo posto, però ho messo anche in due momenti diversi tre menzioni, secondo me, speciali da fare per gol che magari non sono finiti in classifica, ma che meritano di essere ricordati all'interno di questa stagione. E partiamo proprio da loro, ovvero dai tre gol, secondo me, che meritano una menzione simbolica, non per bellezza del gol, in questo caso, ma per momento, per importanza, per significato. E quindi partiamo. E lo facciamo da chi ho definito la storia di YouTube Italia. È la finale della fase d'andata, Juventus-Milan. Bianconeri già avanti per 1-0, l'ha sbloccata il solito Luca Campolunghi. Il 7 bianconero recupera palla, scambia col 9, 1-2 scolastico, ma Milan in bambola e poi piattone alle spalle di Ragnar. Occhio perché si mangia tutti, Ron che arriva a sostegno, Campolunghi 1-2, Ron! È arrivato Just Ron, ci ha messo tre partite, ma ha segnato in quella più importante. Passiamo da un 7 a un altro 7, a sfumature giallo-rosse, e parlo di me sostanzialmente, del capitano della Roma, di Federico Marconi, che nel derby della capitale, dopo aver sbloccato la partita segnando su calcio di punizione, facendo passare il pallone sotto la barriera, forse anche galvanizzato, sfrutta al meglio un buon lavoro di raid sulla fascia, perché il 17 tiene palla in campo, se la porta avanti con la testa, mette dentro. Tiene in campo, la mette in mezzo, sul primo palo Marconi! Ancora lui! Che inizio strepitoso del capitano giallorosso! 2-0 Roma, doppietta di Federico Marconi! Continua la sagra dei numeri 7, l'ultimo è quello del Napoli, un altro capitano, e questo è un gol molto recente, forse il meno spettacolare dei tre, però lui in realtà è molto bravo, perché si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, e segna il gol più importante della stagione. Si gira, va sul destro, c'è spazio per calciare, sta chi per Paifius, e poi Paifius, 1-0 per il Napoli, lo segna il capitano! Adesso iniziamo la vera classifica, al decimo posto sempre quelle due squadre che avete appena visto, azzurro e bianconero, Napoli e Juve, un'altra finale, quella della fase di ritorno. Stavolta è un calcio di punizione, ma per il tipo di contesto, per la botta terrificante calciata dal 9 degli azzurri, questo gol merita il decimo posto. Simone Crispo. C'è Crispo, ma c'è Chemetti. Va! Crispo! Il derby di Milano è stata una delle partite più entusiasmanti di questa stagione, ricca di gol, alcuni molto belli e soprattutto caratterizzata dalla tripletta di Marco Filadelfia, che nella stessa partita segna in modi completamente diversi, per armonia di squadra il primo gol che segna è forse il più bello. Ragnar dentro, che idea! Berlini al centro! Di tacco Filadelfia! Che azione! Di tacco Filadelfia! Che cosa abbiamo visto? 3-1 per il Milan! Voilà!
Marco Filadelfia va dritto ad abbracciare Off Samuel. Posizione numero 8 per il gol dell'ex più atteso della stagione. È Juventus-Inter, non devo neanche citarvi chi segna questo gol. Vi dico solo che è quello del 3-0. È una botta di sinistro sotto la traversa. L'esultanza è a chiedere scusa. Occhio che zona tiro, va dentro a cercare Gilbert. Si addormenta Nico. Fratino! Fratino! Non esulta, ma fa 3-0. Ha spaccato la porta Andrea Fratino, bentornato. Ha vinto il titolo di MVP della stagione. Non lo ha fatto solo per i gol segnati, anche perché Blur, quando reacta alla YouTuber League, si diverte a ricordarci che calcia sempre alto sopra la traversa quando calcia col suo piede. Se calcia di destro, la mette all'incrocio. In zona di Mauro però, anche gol destro! Anche gol destro! Che gol ha fatto Fabio Di Mauro! 3-0! 3-0! Doveva essere la partita della qualificazione alla finale della fase di ritorno. Invece Juve-Lazio per i biancocelesti si è trasformata in un incubo e per i bianconeri in un allenamento, in una partita di tennis quasi. Finisce 6-1, ma quell'uno per la Lazio lo segna Jay Pata. Uno che, dice lui, fa tutto per scherzo. Questo però è realtà. Pata! È arrivato Jay Pata! Non è finita! 3-1! La Lazio comincia a riprendersi un po' di ciò che la sfortuna gli ha tolto. L'Inter risponde! L'Inter risponde! Con la rovesciata di Gunther! 3-2! Ma che partita è! E tra l'altro voglio fare un grande in bocca al lupo a Gunther per un gravissimo infortunio che ha avuto prima dell'estate, che gli ha impedito di partecipare alla Summer Cup e che in questa prima fase gli impedirà anche di partecipare alla YouTuber League. Posizione numero 4, l'ultima prima del podio. È un gol che ricordo molto bene. È un mancino straordinario di chi ha un mancino, citando Riccardo Mancini, che ricorda quello di Paolo Dybala. E un po' di spazio, Rapolla, guarda la porta! Rapolla! Ma che gol ha fatto Michele Rapolla! Porta avanti la Roma con un mancino fantastico dalla distanza! Dite, fin qui siete più o meno d'accordo con la classifica o avreste stravolto completamente delle posizioni? In ogni caso ora vi faccio vedere tre gol che non ho inserito in classifica, ma sono le altre tre menzioni d'onore di cui vi parlavo. Qui sono inseriti per bellezza, a differenza degli altri che erano inseriti perché magari simbolici. Quindi ora ve li gustate, poi mi fate sapere se li avreste inseriti al posto di qualcuno e in quale posizione. Il primo porta la firma brasiliana di Sergio Cruz sotto la pioggia di Milano per regalare tre punti ai giallorossi. Sergio Cruz, come se l'ha inventato questo gol? La Roma la rivolta! Nella bolgia di Roma sotto 1-0, prima serpentina, poi triangolo con Mirko e quindi sinistro sotto la traversa a gelare il centro sportivo. Con un gol capolavoro di Simone Crispo che si scatena sempre quando vede la Roma. A proposito di bolgia, siamo a Napoli, finale della fase di ritorno. Azzurri avanti 1-0 grazie al gol di Crispo, ma il 9 della Juve ha idee diverse per la partita e soprattutto vuole rispondere a quelle voci che dicono segna solo in tapin. Alla fine per DNA, palla verso Campolunghi! No! Come l'ha fatto? Ha segnato Campolunghi! Come l'ha fatto? Queste le tre menzioni non inserite in classifica, ma secondo me vi ho messo un po' in difficoltà. Quindi fatemi sapere al posto di quale gol le inserireste, di quelli già visti o di quelli che stiamo per vedere. Perché adesso, signori, è il momento di salire sul podio. Gradino più basso per il primo gol dell'ex della stagione, un altro gol dell'ex d'autore, Jay Pata contro l'Inter. Per chiudere la partita ha saltato anche, non so, l'arbitro. Tutti li ha saltati. Un pochino, perché quando Fratino fa un calcio in quel modo è sempre interessante, mentre parte opposta c'è Pata che resiste. Doppio dribbling, triplo e poi lo fa così, lo fa così, ne ha saltati tre e l'ha messa sotto la traversa. Abbiamo un uomo fuori classe assoluto alla YouTuber League. Ha fatto quello che ha voluto, come fosse un campo lunghi qualsiasi. Dite che meritava di più questo gol? Non lo so. Vedete gli altri due e poi mi fate sapere. Medaglia d'argento per Luca Campolunghi. Qualche rovesciata l'abbiamo vista. Questa però ha la particolarità del palleggio prima di rovesciare. Tant'è vero che mi ha lasciato senza parole in telecronaca.
angolo Juve. Primo pallo Campolunghi, si gira. No. Io non posso neanche esultare per un gol così, perché non è vero. Non può averlo fatto anche in questo modo. Sono sei. Fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. A questo punto, se avete seguito bene la YouTuber League quest'anno, avete già capito quale gol vincerà quello che secondo me è il titolo di miglior gol della YouTuber League 23-24. Siamo a Torino, Juve contro Roma, possesso dei giallorossi che sono sotto 1-0, in porta di Laccia Instakeeper, l'assist lo fa Sickwolf a rovesciare in quel modo e Michele Rapolla, tutto questo per me vale la medaglia d'oro. Le riconsegna ancora una volta il pallone del boss. Campolunghi su di lui, boss per Sickwolf, balla dentro Rapolla! Rapolla! Che cosa ha fatto? In rovesciata con un gol supersonico! Rapolla! 1-1! 1-1! Forse con uno dei gol più belli della storia della YouTuber League! Signori e signori, Michele Rapolla! E questa, signori, era la mia classifica. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo, ma sono sicuro che non sarete d'accordo per tanti motivi, e quindi fatemi sapere un po' che ne pensate. Quale gol secondo voi è stato il più bello? Quale non ho menzionato e avrebbe meritato? Insomma, ditemi voi. In ogni caso, lasciate un like per supportare il canale e i prossimi contenuti in uscita. Iscrivetevi, attivate la campanellina e soprattutto never give up. E alla prossima. Un bacione. Ciao.